era stato veramente accettato dai vari servizi segreti. Quindi questa C'erano è tema una carta. notizia che insomma ecco, quindi il viaggio continua col libro, perché chiaramente questa è una seconda parte Le che do ci un altro scoop. prenotiamo per scrivere. Suo padre non poteva, non ha mai fatto le corna a sua moglie. Glielo posso garantire. Però glielo posso garantire, perché se no non sarebbe potuto essere il pilota di Arafat. Perfetto, io passo la parola a Claudia. Ringraziamo allora tutti i presenti, numerosissimi, e siamo molto contenti che abbia veramente attirato l'attenzione di una vasta platea. Ringraziamo tutti gli illustri ospiti presenti, dall'attore Vincenzo Bocciarelli al comandante Quaglia, il presidente del circolo di Mestieri Lazio, Raffaele Condeli, l'autrice, la giornalista di Prima Quaglia, l'ambasciatore del Belize, dottor Danieli, e vicepresidente del circolo di Mestieri Lazio. Vi ricordo che abbiamo la possibilità di acquistare il libro e il privilegio di poter avere la firma, l'autografo di tutti i presenti. Chi volete, avete l'imbarazzo della scelta. Un'ultima parola del presidente. Allora, Salvatore non è il vicepresidente, è il segretario del circolo, e anzi cercavo, eccola, la nostra vicepresidente lì, io non capisco perché ti sei messa così in fondo. E approfitto per dire che Donatella Visconti, la nostra vicepresidente, prima donna vicepresidente di un circolo storico, quindi noi abbiamo il piacere di averla qua. Devo dire che questa è stata una serata molto molto interessante, piacevole e di grande spessore. Però quello che viene fuori è che al di là delle valutazioni politiche, il sentimento umano, il rapporto umano è quello che poi fa la differenza, nel senso che poi Arafat si può giudicare politicamente in mille modi, però quando si conosce l'uomo così di spessore, che ha fatto la storia di tanti anni politici, e si conosce l'uomo, è chiaro che si prescinde da quelli che sono i pensieri politici, cioè si vive la vita vera, momento per momento, emozione per emozione. Quindi devo dire che sono un po' invidioso della vita del comandante, ma e meno quello di Lucilla, perché Lucilla insomma per tanti anni ha dovuto patire l'assenza del papà, però poi se l'è goduta abbondantemente, le soddisfazioni. Vorrei fare un saluto al vicepresidente. Grazie, grazie a tutti per esserci. Io volevo spendere una parola per la famiglia Quaglia e ringraziarvi veramente tanto di aver condiviso con noi dei momenti di intimità veramente importanti. Quindi grazie al papà di Lucilla, che è l'attore, ha dato un pezzo della sua vita, ma Lucilla anche lei ci ha consentito di entrare in un'intimità veramente preziosa, e questo ha creato una commozione personale oltre all'interesse. L'ambasciatore ci ha portato degli aneddoti e delle storie, dei pezzetti di vita, di storia che noi non abbiamo potuto condividere in quel momento. Però ecco, grazie a Lucilla veramente, che è una cara amica del circolo, di tutti noi, e si conferma con questo libro. Aspettiamo gli altri, perché ho capito che qui ci sono degli incipit, questa sera ci sono stati degli incipit, quindi ambasciatore si prepari ad essere intervistato, a rappresentare il proseguimento della storia. Grazie a tutti voi e alla prossima.